sembra che parlo benissimo italiano. I miei amici, quando vivevo a Milano, dicevano che avevo l'accento milanese, però vedrete che posso far fatica a trovare le mie parole, quindi mi scusate se faccio fatica a trovare le parole giuste, sempre. Va bene, il tema è già molto ben introdotto. Vi sto per parlare di un'esperienza nostra con una città che si trova poco fuori della Parigi di Haussmann, che è più una città contemporanea della complessità già presentata. Forse poi ci parlerò un po' di questo. Sarà l'occasione di parlare presentandovi tre casi studi nei quali, con diversi partner, abbiamo provato a sperimentare il lavoro sugli edifici esistenti a varie scale, sul tema del riuso, del non consumo del suolo, della diversificazione delle case, dell'adeguamento all'offerta, alla domanda, dell'offerta alla domanda, sui temi energetici. Quindi una parola sul, come dicevi prima, sui partner, che purtroppo uno di quelli che doveva venire oggi sta riflettendo in un seminario a Parigi nello stesso momento di noi. Quindi una parola per Virginie Thomas, che è assente, con chi lavoriamo, e si chiama Area. Il programma si chiama REA, fa parte del Ministero come dicevi prima, dell'ecologia, attrezzi pubblici, case, eccetera, eccetera. E in questo Ministero c'è un ente che dagli anni 60 riflette, pensa alla città, e è un partner sia per i comuni, enti pubblici, architetti, professionisti e imprenditori, eccetera, eccetera. Hanno lanciato 6 anni fa un programma proprio sulla trasformazione degli edifici costruiti nel dopoguerra in Francia, che sono parecchi, e che sono stati loro poi a essere dietro a questo programma negli anni 60. Lo stesso ministero è stato quello che ha promosso quelle costruzioni, e che adesso sono quasi 1 milione di edifici che hanno problemi termici, e hanno lanciato quel bando addirittura per pensare come trasformare quegli edifici sia a livello energetico che a livello dell'offerta delle case, che a livello urbano, eccetera, eccetera. Poi ve ne parlo un po' più attraverso i casi. L'altro partner è la città di Val d'Oie, che vi sto per presentare, che è un comune molto più piccolo di Pordenone a livello della popolazione, ma ambizioso quanto di Pordenone. Ecco, allora siamo in Francia, si vede una macchia bianca che è Parigi, una piccola macchia a sinistra nel quadro rosso che è Rouen, e la città di Val d'Oie si trova qua. È stata costruita negli anni 70, è un programma che chiamiamo Città Nuova, ce ne sono 10 così in Francia, e sono stati architetti famosi a pensare a quella città, che è l'Atelier du Mont Rouge, che è stato quello che ha pensato quella città. Vale la pena parlarne, nel senso che è un modello un po' diverso della città alla quale siamo abituati. Questa è la pianta, è un plastico del progetto iniziale, e sotto si vede lo sviluppo della città dagli anni 71 fino al 97. Si vede che prima era un campo agricolo, più campi agricoli, dopodiché è arrivata quella rete viaria, quelle strade su una maglia ortogonale, ed quella città è fatta così, si vede bene sul plastico, una maglia ortogonale di strade, e sovrapposta una maglia pedonale, che è praticamente una piastra, una piattaforma sopraelevata alta 3 metri dal suolo naturale. Assomiglia un po' a questo, quindi sono case
all'80% popolari, si vedono case collettive e in mezzo si vede bene la piastra, che è praticamente la strada, l'interpretazione della strada tradizionale, e si vedono delle casette che sono delle ville abbastanza disegnate abbastanza bene. Allora, questa è la città di oggi. Subito, cioè, è iniziato il programma con la costruzione di quella città negli anni 70, poi è arrivata la crisi del petrolio, poi si è fermata quella costruzione. Dopodiché una certa legge ha aiutato, ha lanciato programmi di costruzione di case unifamiliari. Quindi quell'immagine un po' riassume un po' l'ambiente di quella città. Si vede la densità, che abitualmente è quella di un centro storico, proprio un centro costruito in mezzo ai campi, e in primo piano si vede quella casa unifamiliare appena consegnata. Questo è un po' l'ambiente dell'eterogeneità di quella città. Queste sono le case collettive, case unifamiliari. Si vedono come la gente nei giardini trova un modo di creare situazioni. Ecco. E quindi direttamente parlo col tempo. Sei perfetto. Ok. Sono tre casi studi che stiamo portando avanti col comune e col ministero. Sono tre casi di trasformazione dell'esistente. Questo è un condominio di 68 appartamenti. Questa è l'immagine del progetto. Questa è l'immagine dell'edificio adesso. Sono più immagini dell'edificio adesso. Su questo progetto, questo è in inglese, traduco adesso. Si tratta della trasformazione di un edificio degradato, non so se si può dire. Si tratta di meno CO2, si tratta di costruire, di densificare contro la dispersione della città. Si tratta della diversificazione delle tipologie di case. Si parla di riconnessione, di riadattamento con le situazioni urbane. Si parla di lavorare in partnership col pubblico, con gli abitanti, eccetera eccetera. Quindi questa è un po' la situazione che vi presentavo prima, quella di l'edificio in bianco. Si vedono la piastra che distribuisce quell'edificio. Il progetto è semplicissimo, si tratta di come adattare l'edificio ad un uso contemporaneo. Queste assonometrie spiegano come tiriamo fuori la facciata esistente e ricreiamo un solaio, un giardino d'inverno, una loggia in più in quella casa. Quella cosa che può sembrare semplicissima, vabbè, si può fare, questo non c'è dubbio, ha più qualità, secondo noi, già a livello della qualità delle case, a livello energetico, è un modo di risparmiare il consumo energetico, perché è un dispositivo passivo che... Va bene, lo spessore di quella loggia chiusa si accumula il calore che poi si disperde nella casa. Queste sono immagini a sinistra della situazione dell'uso di quel giardino d'inverno a seconda delle stagioni, che è un modo abbastanza semplice di intervenire su un edificio esistente e ritrovare una qualità più contemporanea. Cioè, la cosa che diceva prima è ovvio, sono edifici costruiti con poche diversità tipologica di case, e ovviamente quella città, che è molto giovane,
quattro stanze non servono e nello stesso tempo sei stanze non servono neanche, quindi cioè, si devono adattare. Questo è il dispositivo tecnico precisamente, e questo sono piante che non vi spiego, però illustrano un lavoro sul giustamente la diversificazione tipologica. Ripensando l'edificio esistente possiamo tirar fuori superfici che diventano superfici abitabili, che prese da spazi che non servono più, che sono, come dire, in disuso. Ecco. Questo è, in quella stessa città, è un'altra sperimentazione su un edificio che non è più usato per niente. Ecco una foto che doveva essere distrutto. Quindi abbiamo pensato col comune, perché praticamente è di fronte al comune, cioè molto vicino al comune. Il comune è lì dietro. Prima era una residenza per studenti che non ci sono più in quella città, quindi si doveva pensare, ci sono sempre studenti tecnici, non ci sono più studenti del ingegneri, per essere completo, ma ci sono studenti che per essere parrucchieri, eccetera, eccetera. Quindi quell'edificio doveva essere distrutto, che ci sembrava anche col comune un errore. La difficoltà, perché doveva essere distrutto? Perché sembrava da tutti gli investitori inutilizzabile. Perché? Perché la struttura dell'edificio è talmente stretta e la distanza tra le pareti che sono strutturali era talmente stretta, 2,40 m, 50, che sembrava una follia intervenire su quell'edificio. Quindi abbiamo lavorato insieme a loro, al comune, per capire come trasformarlo e renderlo nuovo nel senso tutto nuovo. Quindi questo è il principio del processo del progetto. Praticamente questa è una stanzetta per studenti, che c'era solo un letto e una lavandina e basta. Stesso principio di togliere la facciata e di ricreare una nuova pelle con una superficie in più che ci permette di avere la superficie sufficiente per ricreare una piccola stanzetta adatta all'uso oggi, che ci permette di avere una doccia, una cucina. E dal livello termico di essere molto efficiente, siamo a 50 kW per ora per anno, e potrebbe essere anche più, molto più, il livello potrebbe essere anche più alto in realtà. Questo, vabbè, queste assonometrie spiegano le stesse cose, si vede il prima, dopo della stessa stanza, e arriviamo. Tra parentesi, arriviamo agli standard della costruzione nuova. Sull'edificio esistente arriviamo agli standard esatti dei promotori che costruiscono una stanza per studente in un contesto di costruzione nuova. Queste sono piante che non ha molto senso. Queste sono immagini sempre sul lavoro di diversificazione delle case. Sappiamo bene che oggi uno studente, come si diceva prima, ha un uso particolare della casa. Poi gli studenti, non c'è uno studente, ci sono molti studenti diversi, uno che fa il dottorato, che forse è già sposato, ha un bimbo, ci sono tante situazioni diverse, quindi abbiamo provato a studiare quelle situazioni. La stanza singola, ne ho già parlato, questo sotto è una stanza doppia. E poi abbiamo pensato col comune
rispetto ad un'altra operazione di fronte, che parte dell'edificio potrebbe essere anche usato per case temporanee, quindi per la ristrutturazione gente deve uscire dalle case e quindi bisogna trovare casa per queste persone durante i lavori. Quindi abbiamo sviluppato più tipologie di case, di appartamenti piccoli adatti ad un uso temporaneo. Sono piccole superfici, ma che sono adatte al... quale sarebbe la parola giusta? Giusta al loro potere economico. Cioè c'è il problema in questi quartieri, ad esempio, cioè, si può sviluppare tante superfici, però gente non si può permettere di comprare, di affittare quelle superfici per motivi economici ovvi. Ecco, quindi sono tipologie di case molto compatte, diciamo. Ecco, questa è più o meno l'illustrazione di come va costruito, nello stesso principio di, vabbè, si stacca la facciata esistente per poi attaccare un'altra facciata, una nuova pelle che, vabbè, cambia l'immagine dell'edificio. Nello stesso tempo densifica anche l'edificio, che si guadagna una quantità di metri quadri non abbastanza importante. Comunque questo è tutto un lavoro economico del quale non vi parlo. Terza esperienza, una scala un po' più ampia, con lo stesso comune, di un quartiere costruito negli anni 80, che adesso il 10% delle case sono vuote. Vabbè, sono superfici disponibili, però che questo quartiere appartiene a uno stesso operatore pubblico, siano le case collettive che le case di unifamiliare che vediamo. Quindi questo è un modo di ripensare il quartiere nello stesso tempo a livello urbanistico e nello stesso tempo a livello architettonico della tipologia, che ci permette, allora vi faccio vedere un po' come cosa somiglia a questo quartiere. Vabbè, è abbastanza degradato questo quartiere, si vedono delle bow window, che sono quelle facciate leggere che a livello energetico sono un disastro. Quella a sinistra giù, quell'immagine fa vedere una cosa che è vissuta molto male dal comune e dalla gente. Si parla della stecca, perché l'edificio è lungo 150 metri ed è vissuto molto male. Anche se, vabbè, si parlava prima dei potenziali, quando lavoriamo così pensiamo prima ai potenziali. Ci sembrava che il potenziale è il parco che c'è davanti, che è una specie di cammino che attraversa tutta la città, che è verde, piantato con gli alberi, quindi non ci sembrava che il volume e la lunghezza dell'edificio sia così vissuta male. Cioè, che è vissuta male quando si parla, si parla tantissimo con la gente che vive là, che è molto implicata, che è molto attiva nel progetto. Tutto vissuto male quell'immagine degradata in realtà dell'edificio, quelle facciate che perdono energia e sono vissuto molto male. Quindi si trattava nello stesso tempo e di cambiare l'immagine del quartiere di ridensificare questo quartiere, e nello stesso tempo è anche un po' paradossale di riadattare le superfici, perché vabbè, sono vuoti quelli per gli appartamenti, perché sono 6 stanze di 120 metri quadri, che in Francia sono tantissimi. Gli standard in Francia di casa sono molto più bassi di quelli italiani. Quindi l'operatore non sa dare queste case. Quindi si tratta in questo quartiere di demolire parte dell'edificio, ma demolire qua per poi ricostruire meglio in un'altra parte, in una riconfigurazione, in una ristrutturazione totale dell'edificio. Si tratta di attaccarsi veramente al parco, quindi demolire per poi aprire l'edificio sul parco e ricreare strade, perché si vedeva questa immagine, si vede la pianta del quartiere,
In Francia abbiamo quella città medievale che forse conoscete, che si chiama Carcassonne. Abbiamo pensato che è un po' vicina a Carcassonne, nel senso una specie di cintura di mura abbastanza chiusa nella quale si entra con tanta difficoltà. Si vede che uno che abita qua deve entrare poi in questa strada, poi entrare qua, salire su una piastra per poi arrivare a casa, e ci sembra nello stesso tempo una qualità spaziale, perché i cortili sono abbastanza belli, lo spazio è molto bello, e nello stesso tempo ci sembra un modo di tirarsi fuori dalla città, ciò che non è possibile. Quindi si trattava di tenere le qualità delle corti e nello stesso tempo di riaprire il quartiere e paradossalmente di richiudere bene questo quartiere, non so se mi faccio capire. Per motivi di sicurezza. Ecco, questa è un'immagine del progetto oggi che si sta ancora discutendo. Nel modo di fare il progetto abbiamo usato queste immagini che non sono prospettive molto belle, che fanno vedere una cosa chiusa, che è più uno scenario di cosa potrebbe essere, e che mettiamo in gioco sia col comune che con l'operatore che con gli abitanti in realtà. E usiamo anche quelle immagini che ci sembrano più aperte all'immaginario che sono bianche e grigie, che non sono molto espressive e nello stesso tempo esprimono punti chiavi del quartiere, di come è vissuto il quartiere dagli abitanti. Ecco, questo vabbè, è un'immagine abbastanza tecnica che spiega il processo di distruzione di parti dell'edificio per poi guadagnare un piano in più, quindi partiamo da 285 case, penso, per arrivare poi alla fine al 350. Ecco ancora queste immagini, stessa tematica, stessa problematica della diversificazione necessaria per l'operatore dell'offerta. Ed un'immagine più economica sul come abbiamo lavorato. Non so se devo dire una o due parole sul ruolo del Ministero in quella faccenda. Abbiamo più partner nel Ministero, quello più importante è quello che dicevo prima, che si chiama REA, PUCA è Piano Plan di urbanismo, costruzione e architettura, che è stato creato negli anni 60, ed è quello che ha promosso la costruzione di quei quartieri che abbiamo tantissimo in periferia in Francia, che sono quartieri che sono stati prefabbricati da architetti di allora. Per dire, io sono in contatto con l'architetto che ha costruito quella città ed è molto dietro di noi in quella faccenda del riuso del suo quartiere, non è nella difesa di un patrimonio, è nella difesa del riuso, come dire, non della sopravvivenza, del vivere del suo quartiere. Il Ministero in quella faccenda già a livello, cioè, ci aiuta a livello economico, ci cioè aiuta non noi direttamente ovviamente, però aiuta il committente. Ha un ruolo di incentive, di attivare le professioni e connettere la gente gli attori tra di loro. Per dire, la settimana scorsa avevamo una tavola rotonda sulla questione della ristrutturazione degli edifici esistenti, questi edifici ed altri in Francia. Si trattava di come è ovvio che questo modo di fare ci permette di risparmiare emissioni di CO2. Lo sappiamo, è già stato valutato. Va bene, adesso bisogna capire come per noi in Francia come si valuta, cioè come si valorizza questo risparmio di CO2. Quindi ci stiamo pensando come creare
col ministero, cioè, come dire, è un legame diretto tra noi architetti, imprenditori e il governo, e questo è lo pensiamo assieme. Quindi CO2 era una domanda la settimana scorsa. Altra domanda che si fa, un piano è stato progettato dal governo di Sarkozy, quindi anni fa, adesso, che si chiama Plan de Performance Énergétique. L'idea della Francia è di essere autonoma energeticamente, penso che sia anche condivisa da altri paesi europei, anche dell'Italia. In questo piano il primo risparmio energetico è quello delle case. Come si diceva prima, una percentuale non, cioè abbastanza importante sono le case unifamiliari, quindi come aiutare, come far sì che uno, una famiglia, fa i lavori necessari per adattare la sua casa energeticamente. Quindi va bene, l'idea di questo programma del PK in quell'ambito della ristrutturazione degli edifici esistenti è di pensare che la questione energetica è anche come dire, una scusa, un modo di portare avanti anche altre domande, che insisto sulla diversificazione tipologica, l'adeguamento alla domanda, la densificazione, ricreare del legame delle città.